Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. Oggi vi mostro un pacchetto che ci aiuta ad aumentare i nostri FPS, a ridurre l'input delay, che per chi non lo sapesse sarebbe il ritardo delle azioni, che può essere il ritardo nel movimento, il ritardo di aprire un menu e così via. Entrare nella modalità performance ci permette questo, quindi di migliorare le prestazioni del nostro PC. Questo ovviamente per la modalità gaming, quindi per giocare al meglio sui giochi che abbiamo su PC. Vi lascio il pacchetto da scaricare in descrizione, dovrete semplicemente aprire il link e cliccare su scarica. Una volta scaricato dovrete scompattare l'archivio, quindi estrai qui se avete WinRAR, e questi due file li dovrete spostare sul desktop. Io non lo faccio per comodità, ma dopo lo farò sicuramente. Comunque dovete avviare Run with Affinity come amministratore e questa sarà la sua interfaccia. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo selezionare attraverso questi tre pallini a destra su Select Program il gioco o i giochi della quale vogliamo aumentare gli FPS, solo che per farlo dobbiamo andare nel percorso originale della quale il nostro gioco si trova. Ad esempio vado su Riot Games, che è il percorso del gioco League of Legends, poi vado su Game e su League of Legends applicazione per avere maggiori FPS su questo gioco. Una volta selezionato vado in basso su Select Affinity e imposto il numero più alto che ho, nel mio caso è 4, voi potreste averne anche 8 e così via. L'importante è che selezioniate il numero più alto e poi dobbiamo cambiare il nome su Shortcut Name, cancellando Run with Affinity, in nome del gioco FPS Boost o comunque qualcosa che vi ricordi che l'icona che si andrà a creare sul desktop o nel percorso che avete scelto sia un'icona che vi permette di avere il gioco boostato in FPS. Io ci scrivo sopra LOL FPS Boost, lascio desktop, anzi per fare questo video ho impostato la cartella dove vedete qui ragazzi tutti i file, ma io vi consiglio ovviamente il desktop. Poi ragazzi, cosa fondamentale, andando su Run dobbiamo impostare Maximized, nella quale darà molta priorità a questo gioco mentre giocheremo, nel senso che tutte le applicazioni che saranno in secondo o in terzo piano, comunque le applicazioni in background, saranno minimizzate per dare maggiore spinta al gioco che abbiamo scelto adesso. Poi lasciamo la spunta su Use Icon e clicchiamo su Create Shortcut. Clicchiamo su OK, chiudiamo il programma o lasciamolo aperto in base a quanti giochi ancora dobbiamo inserire. Io lo minimizzo e come vedete nel percorso che avrete scelto troveremo questa nuova icona. Cosa succede? Che voi cliccando su quell'icona si avvierà il gioco scelto da voi, ma con maggiore priorità, maggiori FPS, maggiore fluidità. Poi nel caso volessimo boostare un gioco di Steam o di Epic Launcher, comunque è sempre meglio andare nella libreria di Steam, selezionare il gioco che volete boostare, gestisci, sfoglia i file locali. Poi semplicemente cliccate su uno spazio vuoto dove vedete il percorso, automaticamente verrà selezionato tutto, voi lo copiate, ritornate sul programma, i tre pallini, qui sopra un click, cancellate tutto e incollate il nuovo percorso. Invio e qui ragazzi dovrete andare, nel caso fosse Dead by Daylight, ma penso anche la maggior parte dei giochi di Steam, nella cartella Dead by Daylight, quindi il nome del gioco, Binaries, Win64 e selezionare il nome del gioco, Win64 Shipping. Due click, Select Affinity il vostro massimo, Shortcut Name date un nome all'icona che vi boosterà, percorso, aggiungete il percorso su Shortcut Folder, Run Maximized e Create Shortcut. Ok, ed ecco qui anche la sua icona. Adesso se notate bene vi rimarrà solo un programma. Questo file ragazzi va aperto solo nel momento in cui non avete lavori in corso, file importanti aperti che non avete salvato, quindi attenzione perché questo file vi permette di chiudere automaticamente tutti i programmi avviati sul PC, anche alcuni processi che potrebbero rallentare la velocità di avvio di alcuni giochi e abbassarvi gli FPS in game. Quindi mi raccomando, prima di aprire questo file fate attenzione ai file che avete lasciati aperti sul PC, perché questo programma li andrà a chiudere tutti senza fare sconti a nessuno. E come vi dicevo, chiudendo tutti i programmi e tutte le applicazioni che sono in secondo piano avrete un boost di FPS. Questo passaggio va effettuato prima di avviare il gioco. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, se sì lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quanti FPS avete raggiunto. Io vi saluto, ciao alla prossima da Mary Light.